No, non sta acceso. Io passerei direttamente la parola a Riccardo Santolini, Università degli Studi di Urbino. Sei già pronto? Sono già pronto perché non ho nessuna slide, quindi come si dice parlo a braccio, no? Nonostante che dopo la presentazione del professor Magnaghi mi verrebbe da fare una caterva di domande e soprattutto rispetto al tema che mi è stato affidato, no? Il tema un po' del ruolo dei servizi ecosistemici in questi processi di pianificazione e come rapportarci con questo paradigma che è un paradigma vecchio da un punto di vista ecologico, perché se si va ad approfondire bene le cose, la funzione ecologica utile all'uomo risale come bibliograficamente agli ultimi anni del 1800. Quindi, diciamo così, c'è sempre stata la consapevolezza del fatto che la natura potesse essere in qualche modo utile all'uomo. Tant'è che nel 69 McCarg, no? Ha dato un piccolo segnale da un punto di vista del come riuscire ad utilizzare la natura per aumentare, obiettivo importante dei servizi ecosistemici, la qualità e il benessere. Questo è un punto fondamentale. Allora, dobbiamo ripercorrere un po' questo concetto. Ma il benessere da dove proviene? E a questo punto vediamo che se i servizi ecosistemici sono quelli che sono stati descritti e sono stati esaminati, abbiamo i servizi di approvvigionamento, i servizi culturali, no? Quelli di fruizione di un ambiente naturale, di un ambiente comunque, servizi di approvvigionamento, di regolazione, non tutti i servizi sono uguali. Questo dobbiamo cominciare a valutarlo. Non possiamo pensare di scambiare queste fette di capitale naturale così come possiamo scambiare altri elementi del capitale. Una strada e un bosco non sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa un'area urbanizzata e un'area agricola o un'area paranaturale possiamo chiamare, hanno delle funzioni di tipo diverso e quindi bisogna iniziare a capire qual è la funzionalità ecosistemica finalizzata a un obiettivo di benessere, benessere inteso in senso globale, rispetto a quelle che sono le altre funzioni territoriali. Si diceva questa mattina che uno dei servizi ecosistemici più importanti è quello di approvvigionamento, cioè l'agricoltura. Se non ci fosse l'agricoltura, noi faremmo fatica a mangiare, no? Ma l'agricoltura, cioè la funzione ecologica di approvvigionamento, ci insegna Odum nel 1970-69. Non è data dal fatto che quegli ecosistemi gestiti dall'uomo hanno bisogno di elementi di carattere determinati da un equilibrio ecologico di base, cioè energia e acqua e suolo, se vogliamo dirla tutta. E questi elementi sono fondamentali perché ci possano essere delle funzioni di approvvigionamento il più efficaci possibili. Allora, i servizi ecosistemici di regolazione sono servizi ecosistemici chiave perché le altre funzioni ecologiche possano esprimere quella funzionalità riferita al benessere più efficace possibile.
e questa era una delle domande che volevo fare al professor Magnaghi, in tutte quelle zone verdi, in tutte quelle zone aperte, in tutte quelle interdigitazioni che ci sono, la misurazione di una funzione ecologica di base o di regolazione che potesse essere funzionale al mantenimento di una qualità efficace anche degli altri servizi ecosistemici diventa uno degli aspetti fondamentali. E di conseguenza, quando si parla di acqua, quando si parla di suolo, lo diceva, mi sembra, proprio tu, lo diceva anche Marchetti, il suolo esprime delle funzionalità che apparentemente non hanno una dimensione legata a un interesse specifico, per cui sono sempre relegate sono sempre un po' relegate, mentre invece con questa ottica, con l'ottica col paradigma dei servizi ecosistemici, della funzionalità ecologica rispetto ai temi, diventano elemento chiave di sistema. E questo è un aspetto importante, perché questa modalità valutazione può fortemente supportare e motivare delle scelte di carattere urbanistico, delle scelte di carattere territoriale, delle scelte di carattere pianificatorio, recuperando, posso dire, un po' anche, diciamo così, i ruoli di due corporazioni, no? Come quella dei pianificatori da una parte e quella degli agricoltori dall'altra. Nel senso che l'agricoltura, se stiamo discutendo qui di pianificazione, di come fare meglio pianificazione, di come, mi è piaciuto molto un termine utilizzato dal direttore di ARPA, ecologia istituzionale, fantastico da un punto di vista etimologico, cioè l'integrazione degli elementi che producono una funzionalità che ha una scala diversa, cioè pensate solo al tema al tema delle proprietà emergenti di un sistema prodotte dalla sinergia di livelli diversi. Cioè, un esempio banale che si fa in ecologia, aria, l'acqua, che cos'è? È un liquido. Da che cosa è caratterizzato? Da due molecole che sono due gas che hanno proprietà completamente diverse. La loro integrazione sviluppano un qualcosa che ha una funzionalità che è completamente diversa. Questa è una proprietà emergente di un sistema. E questo è l'aspetto importante che da un punto di vista paesaggistico o paesistico, poi potremmo discutere su questo, sviluppa l'integrazione delle competenze. Ma l'integrazione delle competenze deve essere paritetica e trasversale, perché sennò diventa sempre un aspetto di corollario, no? Ad un qualcosa che deve essere rappresentato in senso funzionale, che deve funzionare, che deve produrre benessere, che deve produrre qualità sistemica di un qualcosa che, da cui l'uomo deve trarre beneficio, ma non solo l'uomo, il sistema da cui dipende. Perché tenete presente che i servizi ecosistemici hanno come base strutturale, provengono da un ragionamento legato alla biodiversità, alla strategia nazionale europea della biodiversità e non solo. Questo è
faccio sempre l'esempio, lo dico a chi, mi scuso con chi lo sente per l'ennesima volta, la funzionalità di un territorio che può essere, o di un paesaggio meglio ancora, che può essere la funzionalità della mia mano, è fatta dalla sinergia di sistemi di tipo diverso. Questo è l'aspetto fondamentale che un pianificatore deve riuscire a far emergere, la funzionalità del sistema. E questo è l'aspetto più difficile, tenendo in considerazione il fatto che c'è una funzionalità di base, che è quella legata alle componenti essenziali, si parlava di aria, acqua, suolo, diventano importanti riuscire a valutarle in funzione della loro, del loro livello di scala, del loro livello di interazione, del loro livello di integrità, perché questo è importante anche rispetto alle forme di territorio. Importante questo discorso dei morfotipi, no? A livello urbano, che riflettono in un certo modo le morfologie dei paesaggi e quindi della funzionalità diversa che esprimono dei sistemi ambientali in funzione a quali sono gli aspetti che lo compongono. Le componenti fondamentali. Un semplice vigneto a ritocchino piuttosto che giropoggio determinano un flusso, un runoff di tipo diverso, quindi una disponibilità di acqua, quindi un bilancio idrico diverso, quindi l'agricoltura, ad esempio, ha un ruolo eccezionale da questo punto di vista. Bisogna che riesca a recuperare questo ruolo da un punto di vista funzionale, da un punto di vista della qualità e quantità di risorse che può mettere in campo. Se dobbiamo parlare di agricoltura e scontrarci o discutere di disponibilità idrica, quindi di servizio ecosistemico, di regolazione, di approvvigionamento per quanto riguarda l'acqua, e poi dobbiamo fare i conti con migliaia di ettari a kiwi, e allora non ci siamo più, o a mais o a pomodorino che viene coltivato a Parma e Piacenza, mentre invece buttiamo via il pomodoro della Calabria e della Sicilia. Ecco, questi sono i temi su cui ogni corporazione dovrebbe, per un'integrazione ecologica, dovrebbe fare un passo indietro per farne cinque in avanti da un punto di vista delle proprietà emergenti di un'ecologia istituzionale effettivamente efficace. Per cui diventa importante, secondo il mio punto di vista, quella di un approfondimento diciamo chiave per quanto riguarda i servizi ecosistemici che sono la base del nostro sistema territoriale. Noi non possiamo pensare di progettare degli usi territoriali senza prima aver capito, soprattutto nell'ottica dei cambiamenti climatici, cioè avendo la consapevolezza che il domani non è mai uguale a oggi. Una volta il domani era uguale a oggi, no? Quindi certi problemi non ce li facevamo. Ma adesso dobbiamo cercare di progettare dei territori che siano resilienti, no? Una parola che va molto di moda, ma è come quella della sostenibilità. L'essere sostenibile, cosa vuol dire l'essere sostenibile? Vuol dire che chi usa paga, non più chi inquina paga. Perché io pago e poi continuo ad inquinare, quindi anche in un'ottica
di footprint, no? In un'ottica proprio di utilizzo delle risorse, di misura del sistema territoriale in quanto funzionalità che può essere in parte utilizzata. Quindi questo è uno degli aspetti chiave affinché i servizi ecosistemici possano essere usati in maniera opportuna e funzionale. Pensate ad esempio, un esempio classico è quello degli ambiti forestali, no? Da una parte ci sono gli usi diretti del bosco, della foresta, cioè io prelevo legname, prelevo altre frutti del sottobosco, funghi, accessibilità, eccetera. Ma quanto questo uso diretto del sistema territoriale è compatibile o è funzionale al mantenimento del suolo, al mantenimento alla ritenzione idrica, alla depurazione? Sono quelle funzioni che noi lo vogliamo o no, alla fissazione di CO2, alla produzione di ossigeno, sono quelle funzioni che noi, che lo vogliamo o no, gli ecosistemi fanno. E il fatto che noi li usiamo direttamente incide su quanto può essere la funzionalità di quegli ecosistemi. Quindi vedete bene come le funzioni di regolazione, che sono le seconde che vi ho detto, devono essere valutate in un'unità ecologica funzionale per poter capire quanto noi possiamo usare di quella risorsa. Quindi sottolineo proprio che da questo punto di vista è importante riuscire a capire quanto siano o possano essere diversi i servizi ecosistemici che io vado a misurare e vado a mettere a inserire all'interno dei processi di pianificazione. E questo incide su tutti gli indicatori che vanno poi a costruire questi servizi ecosistemici. Ecco, in quest'ottica questo tipo di approccio, che è un approccio che si configura come un approccio ecosistemico, no? Già definito da anni dall'Unione Europea e diciamo così posto come uno degli elementi innovativi della progettazione della pianificazione possa essere recepito attraverso il paradigma dei servizi ecosistemici come un aiuto alla gestione del territorio e alla pianificazione del territorio attraverso queste opportunità che possono determinare una migliore, tra l'altro, pensiamo solo ai territori di tipo montano da cui scaturiscono gran parte delle funzioni ecologiche, un recupero dell'identità territoriale, perché questo è un altro di quegli aspetti per cui noi abbiamo necessità di recuperare questi rapporti anche attraverso la partecipazione, quindi la consapevolezza che all'interno dei nostri territori ci siano delle risorse che vanno al di là, da un punto di vista funzionale ed anche economico, perché poi da questo punto di vista diventa importante riuscire a valutarle anche da un punto di vista economico, questi servizi ecosistemici, per far capire qual è il valore della funzione di un bosco rispetto a altri elementi territoriali. E questo è uno degli aspetti importanti e fondamentali di supporto ai temi della pianificazione. Grazie. Bene, grazie Riccardo Santolin. Sì. Grazie per questo contributo che ci illustra la strada
per rimettere in circolo i valori che sono insiti al nostro patrimonio naturale.